questa specie di consigli per l'acquisto, non mi aspettavo, anche perché qui ho un altro compito. No, innanzitutto voglio ringraziare chi mi ha invitato, il commissario Leonardo, mi fa molto piacere incontrarla. Io oltretutto sono stato qui, e ricordavo adesso esattamente 6 anni fa, in un momento molto difficile per Casole, a parlare di poi filangeri, legalità e cittadinanza, quindi sono le cose poi sembrano che ritornano. E porto i saluti dell'avvocato Marotta e di Antonio Gargano, che sono un po' le due anime dell'Istituto per gli Studi Filosofici. Un tempo ci sarebbero stati anche loro, ma insomma Marotta adesso ha un po' più di difficoltà a muoversi e Antonio ha tutto il peso dell'Istituto sulle spalle, quindi la loro, diciamo, disponibilità a essere extra mene, diciamo, è un po' limitata. E ringrazio il dottor Pesce, che insomma, a parte questo appunto, questo lancio, di cui lo ringrazio, poi facciamo metà dei diritti, insomma, tanto diventiamo ricchi tutti e due notoriamente. Però devo dire, per vari motivi, innanzitutto perché c'è qui un costituzionalista, quindi io da storico faccio un passo indietro chiaramente, e un po' perché mi è stato dato un compito preciso, io cerco di attenermi. Mi è stato detto che il titolo dell'incontro, che a me piace molto, Fondamenti storici dell'unità d'Italia e prospettive costituzionali, mi piace perché c'è il passato, c'è il futuro e noi siamo qui a discuterne in questa tensione che è la tensione io lo vedo da storico, ma di chiunque credo si interessi della vita pubblica, della polis, cioè non si può soltanto pensare al presente e non si può anticipare il futuro senza conoscere il passato. E di questa parte mi è stata affidata i fondamenti storici dell'unità, quindi la parte più seccante per voi, spero di riuscire a trasformarlo invece in qualcosa di interessante e dove diciamo, le prospettive costituzionali sono in uscita, insomma, le sfiorerò, ma veramente le sfiorerò. Il commissario non a caso ha citato Napolitano, a me l'ho detto anche al dottoressa Esposito, mi è piaciuto moltissimo, a parte che io mentre scrivevo questo libro sentivo continuamente Napolitano, Napolitano in questi anni non c'è nessun discorso in cui non cita la Costituzione, si può fare una specie di screening, può parlare dell'8 marzo, può inaugurare la Fiera del Levante a Bari, la cerimonia del ventaglio, cioè in ogni occasione c'è sempre la Costituzione. Questo frammento del discorso di fine anno è un frammento molto bello e io volevo partire proprio da qui per fare questo compito molto gravoso, perché dire i fondamenti storici dell'unità potrebbe anche significare parlare di 2000 anni di storia, insomma, nel senso che è vero, sappiamo, 150 anni, ma la prima cosa credo che stiamo cominciando a capire è che non c'è la data perché è bene avere un punto di riferimento da cui far partire una celebrazione. Ma se dobbiamo parlare del processo unitario, il processo unitario è molto lungo. È molto lungo ed è sappiamo, molto legato alla nascita della nazione Italia, che non è la nascita dello Stato. Adesso ho appena lasciato Guido D'Agostino che su questo diciamo, parliamo un po' in forma un po' diversa, ma io, questa è anche una cosa abbastanza canonica, lo sapete, una cosa è la nazione, cioè riconoscersi culturalmente parte di una stessa lingua, di una stessa letteratura, di una stessa storia, una cosa è lo Stato a cui far corrispondere questa nazione, sappiamo benissimo che ci sono nazioni senza Stato, stati con più nazioni, quindi è chiaro di cosa sto parlando. Quindi la nazione italiana è molto più antica dello Stato italiano. Il processo unitario è molto più lungo dei 150 anni che celebriamo in questi giorni. Quindi ovviamente fondamenti storici dell'unità d'Italia vi potete trattenere una ventina di ore più o meno, insomma, potrebbe essere una specie di Guinness dei primati. Chiaramente invece il compito mio è difficile perché devo tagliare. E allora un po' per quelle cose a cui accennava il dottor Pesce, che insomma ognuno ha le proprie passioni, io sono nato per sbaglio a Genova, perché io ci tengo a dire che sono napoletano, poi la mia famiglia è a Napoli da 250 anni. Io, diciamo, su 51, 46 ho passati a Napoli, quindi insomma, lo so che l'imprinting, le mie paperelle, come direbbe Conrad Lorenz, sono genovesi, però insomma ci tengo a dire, anche, lavoro più a Bari che a Napoli, però comunque ci tengo a dire che
che sono napoletano, ma il mio secolo è un po' il 700, il 18esimo, ma non per motivi astratti, ma perché credo che lì riposino molti di quei valori che poi, di cui ci parlerà poi il professor Chiefi, ho visto che c'ha, insomma, il libro di Dossetti, che è un buon punto a cui ancorarsi, insomma, esatto. E quindi vorrei, da lì vorrei cominciare, perché io proprio in questi giorni ripensavo a una lezione, a un discorso che fece Spini, Giorgio Spini, proprio all'istituto. Stiamo già parlando del 95, quindi sono già passati 16 anni. E lui si preoccupava già di quello che stava avvenendo nel nostro paese. Il 95 è un periodo in cui Miglio in particolare avanzava le sue proposte di tripartizione della nazione, eccetera. Lui in qualche modo si poneva il problema, lo sapete, insomma, vabbè, Giorgio Spini, un grandissimo storico della riforma, lui stesso valdese, che è riuscito sempre però a conciliare questa sua fede con un occhio di storico molto rigoroso. E Spini comincia questo suo discorso che chiamo origine, risorgimento e circolazione europea delle idee, quindi già questa idea della circolazione delle idee ci fa pensare che il Settecento è molto presente. Cominciò questo discorso proprio dicendo che le radici del nostro risorgimento vanno cercate nella luce che poi ha avuto pieno rispecchiamento nella Costituzione del Settecento. Quindi lui già faceva questo passo indietro. E io queste cose un po' le ho ritrovate nel discorso di Giorgio Napolitano. Io vorrei veramente usarlo come traccia. Non ve lo leggo tutto perché tutti avete questo e quindi l'avete letto, lo conoscete, però voglio citare solo dei passaggi perché li userò un po' come parole d'ordine. La prima cosa, l'incipit proprio del frammento che viene citato nella brochure, celebrare questo anniversario non è un rito retorico. Non possiamo come nazione pensare il futuro senza memoria, coscienza e passato. Ecco, questo problema della retorica credo sia molto forte, molto avvertito. Lo dicevamo con Guido D'Agostino, ma insomma credo che ne siamo coscienti. Una delle grandi, diciamo, fortune di aver avuto la Lega, lo voglio dire in maniera, è che ci siamo emancipati dal pudore di usare parole come patria, di rivendicare il nostro inno nazionale, di rivendicare la nostra bandiera. Se è servito a qualche cosa, dubito che sia servito molto di più, però se è servito a qualche cosa, almeno siamo riusciti a recuperare questi valori senza necessità di un uso retorico della discussione su questi valori. Il pericolo c'è sempre. Come adesso lo sappiamo, il problema della retorica è quando diventa sofistica, cioè quando perde di vista il contenuto e diventa soltanto esibizione di una struttura linguistica. In questo caso io credo, sto venendo da Milano e ho, diciamo, partecipato a parte delle celebrazioni sul Mita a Milano e devo dire una cosa che si avvertiva, l'assenza di retorica, una grande intenzione su questo, una grande volontà anzi di affermare. Milano è piena di bandiere italiane. Alle bandiere, c'è cioè un comico alle finestre, un comico ha detto: ma quando gioca l'Italia? No? Che partita gioca l'Italia? Perché si vede, fino a pochi anni fa si vedeva solo in occasione dei mondiali, e il fatto che tutto questo accadesse a Milano forse ha un senso. Poi, sempre il napoletano dice, recuperare innanzitutto la generosità e la grandezza del mondo unitario. Questo, grandezza e generosità, sono anche due indicazioni che ci dà il Presidente molto importanti. Poi dice Costituzione animata da luminosi principi, e qui chiaramente la luce è la luce della ragione, adesso non soltanto perché ognuno vede le cose con i propri occhi, ma qua credo che il riferimento sia esplicito da parte di Giorgio Napolitano, e dice nulla può oscurare il complessivo bilancio della profonda trasformazione del decisivo avanzamento che l'unità, la nascita dello Stato nazionale, e la sua rinascita su base democratica hanno consentito all'Italia. Ecco, questo credo sia un punto delicato, molto importante, e napoletano da napoletano, non a caso, diciamo del genere, perché adesso devo dire, se ne discuteva anche venendo, c'è un po' la tendenza a rivendicare una come dire, un'età dell'oro,
no? Che vale per le regioni del nord, insomma, a parte la Padania che ancora mi spiego così, ma io non ho capito, però ho anche letto meglio, ma anche e soprattutto da parte del Mezzogiorno. E su questo dovremmo fare un po' attenzione, insomma. In questo credo che se le celebrazioni servono a lavorare sui documenti, a studiare, ad approfondire, credo che ci possono essere assolutamente utili. E in questo senso io cercherò di rimanere sui documenti, di citarvi dei passaggi. C'è un percorso che io ho previsto, però sempre con lo sguardo a quello che un altro grande napoletano di adozione, che era Croce, diceva che comunque ogni discorso storico è radicato nel presente, lui dice, non c'è storia che non è storia contemporanea, perché noi guardiamo la storia con i nostri occhi, ma soprattutto, perché dice lui, è il bisogno alla situazione presente che ci fa attraversare la storia. Questo non significa un'arbitrarietà nel lavoro storico, va fatto da parte dello storico è lavorare sui documenti e giungere al giudizio su quei documenti dopo. Non deve essere animato da un pregiudizio quando affronta i documenti, ma non può sottrarsi al giudizio. Poi questo giudizio è esposto ed è anche criticabile, se ne discute. Però da questo punto di vista io credo che se toccherò soprattutto luoghi del 700 e dell'inizio del 900 non significa che mi allontano dalla discussione sul presente, però diciamo lascio a voi l'attualizzazione. Comunque in questo testo Giorgio Spini faceva un po' questo percorso e diceva che tra i momenti cardine del percorso risorgimentale sicuramente vi è quello della fioritura della cultura nuova dell'illuminismo e delle riforme attuate da più stati italiani. È un secolo, dice Spini, che ha visto fiorire un'utopia, che è quella dell'assolutismo illuminato, che ha avuto in Italia alcuni suoi rappresentanti, insomma, pensiamo alla Toscana, prima fra tutti, ma insomma, pensiamo anche a Carlo di Borbone, prima che diventasse Carlo III, cioè prima che tornasse in Spagna. Questo lungo processo ha avuto però una cesura. E la cesura è avvenuta prima per la trasformazione in impero della Francia rivoluzionaria e poi per la restaurazione dopo il congresso di Vienna. Dice Spini, gli eserciti francesi che hanno portato sicuramente un rinnovamento nella cultura italiana, lui parla proprio di progressi che l'Italia compì dopo l'arrivo degli eserciti della Francia rivoluzionaria nell'età napoleonica. Però questi progressi, che a mio giudizio, questo non lo dice Spini, ma insomma credo che lo sottintenda, erano fortemente radicati nella tradizione teorica dell'illuminismo meridionale, o come ama chiamarlo Marotta, dell'umanesimo meridionale, questi progressi però, dice Spini, sono stati pagati a caro prezzo, con una soggezione ai voleri imperiosi dello straniero, no? Quindi non nasconde quello che è stato, diciamo, la trasformazione della Francia rivoluzionaria nella Francia del direttorio, e quindi la trasformazione, diciamo, come potremmo dire, l'esportazione della democrazia in una semplicemente condizione di controllo imperiale per recuperare risorse nella Francia impoverita dalla rivoluzione. Ma in questa prospettiva comunque qualcosa è avvenuto nell'Italia, grazie all'inserzione delle idee francesi, in particolare della prospettiva costituzionale che ha portato la Francia. Poi che è successo? C'è stata la repressione napoleonica, c'è stata l'Europa del 1815, che è una piena restaurazione di una monarchia pre-assolutismo illuminato. E questo, dice Spini, in qualche modo ha portato a una cesura che ha impedito la trasformazione dell'assolutismo illuminato in una democrazia liberale o in una monarchia costituzionale liberale. Qualcosa è avvenuto, ed è avvenuto nel 99, secondo Spini, a Napoli,
e poi con i moti del 20 e del 21, quando si è lottato per far approvare e importare, potremmo dire così, la Costituzione di Cadice nel Regno di Napoli. In questi momenti, dice Spini, si è posto il fondamento del processo risorgimentale. E lui dice una cosa importante, dice: non è un'esagerazione retorica dire che proprio l'Italia meridionale e le sue genti hanno segnato l'inizio e la conclusione del nostro risorgimento. Questa è una cosa molto forte, perché invece noi adesso stiamo sempre più sentendo che il risorgimento è un processo subito dal meridione. Spini rovescia questa prospettiva e lo fa da storico, con la documentazione degli atti prodotti dalla Repubblica Napoletana 99, con gli atti dei rivoluzionari del 1820-21, con il 48, data determinante, il 15 maggio del 48 nel Mezzogiorno, fino ad arrivare al 61. Chiaramente io voglio cominciare facendo ancora un passo indietro rispetto a quello di Spini, guardando ad alcune di queste figure del Settecento, prima del 99, poco prima, no? Non esagero, anche perché mi hanno dato mezz'ora e cerco di essere. Non vi preoccupate, queste, come tutti i Menabò, si portano come la copertina di Linus, ma non ho intenzione di farveli di sottoporvi a questa tortura, però alcune cose ve le voglio riportare. Io normalmente do un titolo ai miei incontri semplicemente perché per me sono parole guida. A questo incontro l'ho chiamato la testa di una nazione, ovvero una gran testa con un corpo meschino. Questa chiaramente è abbastanza nota, questa citazione, è una citazione di Galanti. Che Galanti, viaggio nel Regno di Sicilia 1791-1792, sono cose. Credo che qui sto parlando con persone che hanno ben chiari questi punti di riferimento. Però questa è una citazione che lo stesso Galanti riprende da Filangieri, da Gaetano Filangieri, la scienza della legislazione. Io lo metto sempre in mezzo, ma insomma, ognuno ha le proprie passioni. Diciamo. Oltretutto, nato nel Casale di Casoria, insomma. Non so se era già questa casa, ma insomma era. Ve lo dico perché non bisogna mai dimenticare questo. Allora, Filangieri diceva questo. Libro secondo della scienza e legislazione, siamo nel 1780, questo libro secondo della scienza e legislazione sarà nelle mani di Benjamin Franklin quando lui è in Francia, sarà il primo ambasciatore, diciamo così, delle colonie inglesi emancipate negli Stati Uniti, ci sarà il progetto di scrittura della Costituzione e ci sarà questo scambio di lettere tra Benjamin Franklin e Gaetano Filangieri. E Franklin chiede a Filangieri di dargli questi primi volumi della scienza della legislazione, i primi due, e quando gli arriveranno darà la bozza della Costituzione americana a Filangieri che lui annoterà e restituirà a Benjamin Franklin. E c'è una radice anche in quello del nostro meridione, anche nella Costituzione del 1787. Tutto questo avviene tra l'80 e l'85. Scrive Filangieri: il Volga, al quale tutto quel che è grande si impone, ammira le grandi città e le capitali immense. Il filosofo non vive d'altro che tanti sepolcri sontuosi che una moribonda nazione innalza e ingrandisce per porvi con decenza e con fasto le sue ceneri stesse. Io non dico che non ci dovrebbe essere una capitale di una nazione ben regolata. L'etimologia stessa della voce ci fa vedere che questo è così necessario in uno Stato. Come la testa è necessaria al corpo. Dico solo che se la testa si ingrandisce troppo, se tutto il sangue vi corre e vi si arresta, il corpo diviene apoplettico e tutta la macchina si scioglie e perisce. Che cosa sta dicendo Filangieri? Che cosa poi riprenderà Galanti? Io vi avevo portato un frammento della descrizione della città di Napoli e contorno. Chiaramente quando Galanti parla della città di Napoli e contorno parla del regno. Esattamente questo sta dicendo. I regni Napoli è Napoli e contorni. E dice, cita praticamente quasi letteralmente, senza esplicitarlo, Filangieri, e dice, a di nostri Napoli è diventata una immensa e ricca capitale che forma una gran testa con un corpo meschino. Con la caduta del governo feudale, ha ella accolti nel suo seno tutti i signori
che prima vivevano nei castelli e invita giornalmente a venirvi e a farvi soggiorno i gran proprietari del regno, con le libertà che vi si gode e con le attrattive del lusso e dei piaceri. Tutto vi è decorato dall'opulenza e tutto vi si sostiene con le mani del coltivatore miserabile ed infelice. Insomma, quivi si gode di tutte le arti, di tutti i comodi, di tutti i piaceri, di tutto ciò che può rendere dolce l'esistenza e minorare i mali della vita. Quivi però, a Napoli. Allora, che cosa sta raccontando Galanzi? Sta raccontando di un regno. E in questo lui ricorda anche quello che aveva già scritto il suo maestro, Antonio Genovese, che quando anche lui, meno camminatore di Galanti era un grande camminatore come un altro meridionale illustre che citerò, che era Giustino Fortunato, però quando anche lui si spinge nelle regioni del Mezzogiorno, lui dice: ma qui ci sono gli Ottantotti, cioè la città, è vero, lo sappiamo, Genovesi è stato colui che ha per primo avuto una cattedra di economia politica, no? Il nostro regno è stato, io lo pensavo venendo, insomma, forse un po', un gioco di parole un po' banale forse, però leggevo un articolo proprio ieri sul Corriere del Mezzogiorno su questo falso primato delle ferrovie, no? Noi abbiamo il primato, sapete, la prima ferrovia in Italia è la Napoli Portici, per 30 anni è stata l'ultima del regno, no? Quindi noi abbiamo avuto un regno di primati, forse ci volevano più Homo sapiens, pensavo bene, su questa cosa, abbiamo avuto molti primati, però ci si è accontentati di questa, di vincere le sfide, di arrivare ai primi, poi è mancato qualche cosa. Questo regno che ci descrivono Genovesi, che ci descrivono Galanti, Filangeri, è un regno non molto diverso da quello che osserva Giustino Fortunato nel 1927. Nel 1927 lui, che è un grande camminatore, va per il Mezzogiorno e che cosa scrive? Io sulle citazioni cercherò di essere preciso e veloce, però dice: nel Mezzogiorno lo spirito di famiglia fu per secoli unica religione e unica salute. I fratelli minori davano del voi al primogenito perché il primogenito si sacrificava a rimanere al lavoro manuale, per permettere loro lo studio e la carriera professionale. Sì, signori, che dubbio, Asia Minore e paesi musulmani. Questo è il 1927. Parlare di decadenza del Mezzogiorno è segno della più supina ignoranza di ciò che esso effettivamente era mezzo secolo addietro. Di che cosa sta parlando anche qui Giustino Fortunato? Sta parlando di un regno con una grande testa e un piccolo corpo. Adesso sicuramente non vi faccio la storia urbanistica di Napoli, ma la cosa interessante è che prima che arrivasse Carlo di Borbone nel 1734 a fondare quello che lui chiamava il Regno Autonomo, e quello è stato fino al 59, in realtà, diciamo, il progetto di Carlo di Borbone di dare finalmente al Mezzogiorno italiano un regno autonomo si stava realizzando, con Tanucci, con una classe dirigente all'altezza. Il problema è che quando Carlo di Borbone torna in Spagna, noi torniamo di fatto vicereame. E il passaggio qual è stato? Con Maria Carolina da essere sotto la sfera di influenza spagnola a quella di sfera di influenza austriaca. Ma non è stato sicuramente il regno di Carlo di Borbone, il regno di Ferdinando. Quando Galanti scrive, quando Filangieri scrive, scrivono dopo un buon ventennio di regno ferdinandeo, non siamo ancora alla repressione del 99, ma allora non è ben chiaro il regno dove sta andando. E